Allora, io saluto innanzitutto tutti quanti, ringrazio Marco Ponzio in particolare che ci sostiene anche da fruitore della nostra struttura. Dicevo, allora, Fontana delle Brecce si occupa di ristorazione e di ospitalità. Lo facciamo in località Fontana delle Brecce a Marsico Nuovo, siamo quindi in provincia di Potenza. E, quello che facciamo è, io faccio una premessa, la nostra azienda non è completamente al femminile, ci tengo a precisarlo perché c'è anche il mio socio in sala, quindi non vorrei fare incidenti diplomatici. Quindi questo nulla toglie al fatto che noi lavoriamo come gruppo sostanzialmente. E, Fontana delle Brecce, diciamo, è un progetto che è nato nel 2009, già ho avuto varie vicissitudini che non vi racconto perché non rubo tempo. Nel 2013 finalmente abbiamo, diciamo, aperto la struttura del ristorante e l'anno invece precedente, l'anno 2015, abbiamo aperto invece l'ospitalità, quindi con la struttura ricettiva, l'affittacamere. La nostra azienda ha una cosa in particolare che credo sia quella che lega tutte le aziende lucane, essere microimprese, cioè noi siamo talmente piccoli e talmente radicati nel territorio, che parlare, diciamo, abbiamo necessità proprio di avere riscontro, soprattutto in misure come queste, come il microcredito, appunto, con linee di finanziamento che non siano quelle dei milioni di euro, eccetera, eccetera, ma nell'ordine proprio della liquidità per portare avanti la nostra azienda, perché la cosa fondamentale è il passaggio dalla costituzione, diciamo, dell'azienda al portarla avanti nel tempo. Quella è la cosa più difficile. Quindi noi stiamo facendo questo lavoro e la cosa che dico sempre e che ci fa più piacere e che sta succedendo ultimamente è che da noi arrivano clienti e vanno via come amici. Questa è la cosa che veramente ci fa più piacere, perché si crea un rapporto familiare, un rapporto comunque diverso rispetto a una struttura che può contare, diciamo, non so, tanti posti letto e tanti coperti. Noi abbiamo 35, massimo 40 coperti e 5 stanze, quindi nell'ordine delle 10-12 persone. Quindi riusciamo a fare un turismo, quindi, di nicchia e sostenibile in questo senso, anche per noi come impresa. No. No, nessun problema, assolutamente. No. Noi abbiamo una storia un po' più complicata per la struttura in sé, nel senso la sede della struttura dove nasce, perché noi la prima gestione, quindi era una struttura abbandonata, mai aperta, mai gestita, e questo ha comportato, diciamo, una serie di peripezie burocratiche. E quindi questa è stata la difficoltà più grande da affrontare. Poi l'abbiamo risolta nel tempo, quindi stiamo andando avanti. No, per ora nulla, poi non vorrei iniziare stasera Senti assolutamente. Francesca, com'è cambiata la tua vita da imprenditrice? Se è cambiata, donna Allora, imprenditrice, sì, immagino no, insomma che... è cambiata nel senso, semplicemente non per il ruolo o per, diciamo, quello che rappresento, semplicemente per le dinamiche, perché poi diventi responsabile di determinate cose. In un posto come il nostro, poi proprio rifugio, quindi Fontana delle Brecce, noi siamo in un posto isolato, quindi questo richiede dedicare molto tempo e quindi togliere spazio anche a se stessi in un certo senso. Quindi però lo si fa, la cosa che dico sempre, io vedo un grande fermento in giro anche tra donne, amiche, colleghe che vogliono iniziare questo tipo di attività. Quindi Il consiglio qual è? sì, il consiglio è sicuramente di avere in primis un progetto, seguire le proprie passioni e non lanciarsi in bandi per usufruire del bando e costruire qualcosa. Avere prima le idee chiare su quello che fare, portarlo avanti e poi su quello nel tempo paga sempre. Questo fa la differenza. Grazie, Francesca.